Abbiamo in parete nella sala espositiva del MAF la mostra L'orizzonte visibile, artisti a confronto, curata da Giampaolo Borghi e da me, Corrado Pocaterra. Abbiamo messo gli artisti a coppie per confrontarsi sul tema del paesaggio. Oggi vi parliamo di Vito Tumiati ed Alberta Silvana Grillanda. Da sempre amici del MAF, è già Paolo. Certo, in effetti si può dire da sempre amici del MAF, da quando il MAF ha instaurato questa, a mio avviso, interessante proposta anche artistica, naturalmente collegata e agli aspetti territoriali del Ferrarese e anche agli aspetti specifici della mission, del museo, che è quella legata alla cultura popolare, alla ruralità e anche naturalmente al paesaggio dei nostri territori. Il tema del paesaggio era un po', diciamo, snobbato dagli intellettuali, dall'intelligenza, persi nell'arte concettuale. Adesso comunque c'è un ritorno di questo tema. Sì, in effetti c'è, ed è un ritorno anche, diciamo, alla grande per tanti versi, nel senso che anche grandi artisti si cimentano in questo campo, naturalmente con loro più che legittime interpretazioni, a volte anche estremamente suggestive, come a mio avviso anche proprio nella mostra che vi stiamo presentando a pillole. Certo, e comunque anche la tecnica incisoria era abbastanza poco considerata dopo aver avuto il furore degli anni passati, e questi nostri due alfieri mantengono vivo questa tecnica antica. Sì, tanto più che sono repertoriati proprio nel repertorio degli incisori anche da parte di un'autorevolissima realtà che è quella costituita dal Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo. Poi c'è anche l'iscrizione all'Associazione Italiana Incisori per quello che riguarda Vito Tumiati e quindi aspetti che comunque servono a creare momenti anche di diffusione e di condivisione, senza dimenticare che l'incisione ha pratiche, dico manuali tra virgolette, arcaiche e che al tempo stesso si può considerare ovviamente una forma tutt'altro che minore, intendiamoci, ma comunque una forma anche legata alla cultura materiale. Bene, vi aspettiamo al MAF per vedere in originale queste opere che abbiamo preparato per voi per la mostra L'orizzonte visibile.